Ditelo a noi, nuovo appuntamento di questa trasmissione da voi tanto richiesta. Sono stato fuori dai miei figli, come sono tornato? Mi avete bloccato, mi avete detto tutti i colori. A me fa pure piacere da un lato, dall'altro lato però, vedete, non trovate il coraggio di recarvi all'URP, dove è il protocollo, no? Sotto il Palazzo di Città, e fare, lasciare una vostra testimonianza scritta. Lo diciamo a voi, vedete voi, oppure ad altri colleghi della redazione. Ovviamente me lo riferiscono e quindi noi provvediamo. Cavaiolo, non ce ne stanno più, mio cari. Cavesi, quanti ne volete? Ma Cavaiolo sono pochi, pochi. Possiamo contare sulle dita della mano. 1, 2, 3, 7, 10, 20, vabbè. Pensiamo alla salute. Veniteci a trovare. Siamo qua nel santuario di San Francesco e Sant'Antonio. Proprio nello spirito francescano, certamente vi offriremo qualcosa. Una zeppola, dei liquorini. Abbiamo tante cose simpatiche. Ovviamente a spese nostre, è chiaro, no? Quindi te offriremo, quindi non c'è problema. Oggi vogliamo parlare di tante cose, anche serie. La bella notizia l'abbiamo avuta, adesso ve la daremo nel corso della trasmissione. Auspichiamo che siano gli stessi birbaccioni che stanno purtroppo frustrando la nostra città. Siamo stati in Corso Mazzini, Matteo Monetta, non me ne volere, ma mi sa che ti ascoltano a un orecchio solo i collaboratori che c'hai, ditelo a noi. Tu l'hai detto a me, glielo dico a te, ma ditelo a noi, ha proprio questa funzione, quella di sollecitare. Noi non ce l'abbiamo con nessuno, Noi ce l'abbiamo con quelli che non fanno il loro dovere. Ribadisco, l'articolo 54 della Costituzione, se ve lo leggete, voi pubblici dipendenti, fate i capelli bianchi. Prego, regia. Ditelo a noi. Ce l'avete ridetto, è la terza volta che veniamo in Corso Mazzini. Mi fermate, avete detto, avete ragione, dice, avete visto? Quelli del verde pubblico, gli operai comunali, poi la gente non sa chi è, neanche io so chi è stato. Io devo solo dire grazie a Matteo Monetta, al consigliere delegato alla manutenzione, che fino al civico qui, 97, siamo davanti alla chiesa della vita antica, no? E sono state messe la terra, è stata posizionata la terra intorno agli alberi come davanti al civico 46 dall'altro lato. Quindi solo il primo tratto di Corso Mazzini. Dice, gli altri noi chi siamo? Noi che abitiamo verso il campo sportivo, verso, ecco, di fronte al Beethoven, ad esempio, tutto il restante Corso Mazzini, a chi aspettate? Matteo, io capisco che hai la croce sulle spalle, ce l'hai la croce sulle spalle. Fallo completare questo lavoro, cioè quando si inizia qualcosa deve essere completata, non si può fare un tratto di Corso Mazzini. Un terzo è stato fatto, quindi fino a San Vito Antica, anzi proprio davanti alla chiesa di Vito Antica, cioè forse la terra era finita e c'è metà copertura, manco tutta. Falla continuare, così finiamo questa storia e abbiamo fatto qualcosa. Qualcosa è stata fatta, quindi col tempo chissà che qualcuno non posizioni pure qualche pianta ornamentale e la cosa sarebbe ancora più bella. Le sensibilità poi dei cittadini dei Tirreni, i veri cavaiuoli, i cavaiuoli, non i veri, i cavaiuoli, i cavesi, io non faccio molta fede nei cavesi, quelli che sono arrivati l'altro ieri e fanno solo i comodi loro e sporcano la città. Quelli di un tempo, i Della Monica, i Senatori, gli Apicella, i Pisapia, i cognomi antichi, non voglio fare il mio Trapanese e quant'altri, quelli sono i cavaiuoli, ditelo a noi. Gli operai sono pochi, per carità di Dio. Io, se mi permetti, Matteo, veramente organizzo un gruppo di volontari, me compreso, e veniamo a scaricare la terra nei restanti fossetti intorno agli alberi, perché è stato coperto un terzo di Corso Mazzini. Siamo arrivati, siete arrivati, sono arrivati gli operatori, non so chi ha incaricato, se il Verde Pubblico, se gli operai, questo non lo so, chi ti ha sollevato da questo onere a un terzo però, un terzo dell'onere. Fino alla chiesa della vita antica, poi buonasera e buona nottata. Bisogna fare tutto il resto, ovviamente. E può darsi che qualcuno ci metta una piantina, una cosa, e creiamo anche un po' di arredo a costo zero per la comunità che siamo noi. Quindi devi ritornare, so che ti stai impegnando anche per la fontana, davanti al Parco Beethoven, una giorno la vedremo ritornare a guizzare questa fontanina che darà allegria, così Mario Lamberti sarà contento, no? Come tutti quanti noi siamo contenti che le cose devono funzionare, poi vuole l'ingresso della città. Uno arriva, fa sto viale, la terza corsia, per l'ordinato, tutto quanto, anche se il marciapiede di destra ancora non è stato finito, Monerbaccia cresce dal centro, vabbè,
arriva davanti all'epitafio, un bel monumento, si ricorda il 600, no? Principe Pimentel, quindi una cosa importante, cosa vogliono essere, non me lo voglio dire più a che cos'è, cosa rappresenta quel monumento, poi tutto Corso Mazzini, bella alberata. A proposito, questi virgulti nuovi delle piante coprono sempre i segnali stradali, non è che sono stati recisi, siamo ancora lì. E poi si entra nel corso, quindi è una cosa bella, no? Vedere l'ingresso della città, è come quando io apro la porta e chiunque mi viene a fare visita trova un ingresso decoroso. Immaginate se trovasse stracci per terra, il dentifricio buttato qua, le scarpe di là, ma dove sono arrivato qua? Nelle favelas? Quasi quasi, stiamo là. Stavamo in Corso Mazzini, l'operatore ha detto, ma allunghiamoci fin davanti alla Don Bosco, perché dice, tu non ci sei stato, però guarda che è successo, regia. Ditelo a noi. Eh sì, qui sono stati posizionati, vedete dove ci troviamo? Ci troviamo alle spalle proprio della scuola Don Bosco. Ecco, qui sono state posizionate quelle attività mercantili, noi diciamo le bancarelle, se così si possono definire, sia dei festeggiamenti per la Madonna dell'Olmo, ma subito dopo è stata fatta la festa della birra. Mi avete fermato, insomma, me l'avete detto tutti i colori, io non c'ero, per mia fortuna stavo fuori cava e sono andato proprio il giorno dopo che è terminata questo evento che è stato fatto. Cioè, non bastava che sono state le varie postazioni sono state segnate con della vernice rossa, non bastava quello, e le state vedendo. Quando è stata fatta questo evento per la birra è stato fatto lungo questo viale, questo calpestio che è bellissimo, io non capisco chi sia ancora si ostina a volerlo aprire al transito veicolare, quando è bellissimo vederlo pedonale. Non bastava, hanno fatto anche la festa della birra sporcando tutto il marciapiede e segnando questa volta con della vernice grigia e bianca, la vedete? Vedete? le stesse pietre, quindi sopra con quelle rosse. I dipendenti comunali ovviamente sono stati impegnati con del diluente per cancellare il tutto, ma come vedete un mattone sì e due no, un mattone sì e due no è più chiaro, vedete? Quindi errore su errore. Io capisco che gli assessori, l'amministrazione comunale, non c'entra niente, chi c'entra, le responsabilità qui sono del dirigente, del funzionario e non manco dell'operaio che ha avuto l'ordine di fare queste cose, ma di questa gente che purtroppo non si alza dalla scrivania e non viene a controllare. Quindi vedete cosa è stato realizzato? Guardate, su ogni pietra vi sono dei segni e vi sono dei numeri, questo non va bene, non basta. Hanno lasciato, dice, tante macchie a terra e le state vedendo. Allora, se io faccio un lavoro a casa mia, rifaccio il salone di casa mia, ma che mi metto a fare? Le frittelle, mi metto a fare? Io non so cosa è stato fatto, non ci sono stato per mia fortuna. Proprio sembra bello che il denaro pubblico debba essere buttato via così. Appena fatto un lavoro, abbiamo ripulito la nostra città, un angolo della nostra città, per ridare un maggiore spazio alla pedonalizzazione, invece lo vediamo lordato e questo non va bene. Va bene? No, non va bene, che va bene? Allora voi fate bene, cittadini, a dirlo a me, io lo dico all'amministrazione comunale. Sindaco, hai 1000 problemi, Matteo Monetta hai 2000 problemi, pure tu. Tutti avete problemi, ma i dirigenti e i funzionari che pigliano fior di quattrini, giustamente, per il loro lavoro svolto, che si assumono anche queste responsabilità. Ditelo a noi. Non ci sono stato fino a un certo punto, poi ovviamente prima c'ero, quando ho visto con lo spray rosso delimitare gli spazi per gli espositori, le bancarelle, dite voi, no? Questi tavoli espositivi. Ho visto pure come sono stati quei colleghi, abbiamo visto come sono stati poi cancellati con dei prodotti, è sempre operai, è sempre il costo, no? Quindi sempre noi abbiamo pagato, non è che ha pagato qualche marziano o qualcuno che viene da un altro pianeta. Non bastava, sono stati fatti di colore bianco, ma subito avete provveduto, dopo qualche giorno, con la tinta color argento, avete coperto questi numeri. Questi cordoli devono durare la vita, non è che ognuno viene, chi se li pitta rossi, chi se li pitta bianchi, chi ci mette da 1 a 60, chi ci mette ABC. Vogliamo trovare una cosa seria? Si usi un gessetto, quelle delle lavagne di una volta, no? Quando andavamo a scuola dalle suore,
penso che si usi ancora, no, nelle scuole di base. Si usa quello e buonanotte, e si può togliere facilmente. Qui la dobbiamo smettere, che ognuno fa una cosa, poi se ne va, lascia sporco, lascia come gli pare e piace. Non è possibile più agire così, o no? Sempre sti operai, operai del comune, operai, questi vengono pagati da noi e sono gli unici a lavorare. Anche ce ne sono 7-8 che stanno sempre sotto i platani, non sono operai, hanno un'altra mansione. E mi diceva uno proprio del sindacato del comune, non vi voglio dire quale, di quale Francia, altrimenti capireste chi è, non è vero che questi devono fare solo gli autisti, ma chi l'ha detto? Dalle ore alle ore possono svolgere altre mansioni, altre funzioni. Quindi questi operai comunali, quelli dell'ufficio tecnico, sono gli unici che io vedo sempre all'opera, come quelli che fanno le scritte bianche, le fasce bianche con Enzo, Enzo Di Martino, mi pare che si chiami, non me lo ricordo più. E questo comunque non va bene. Quindi ho detto che ognuno viene e fa quello che gli pare, fa quello che gli pare, pure quelli che pongono le luminarie. Guardate un po'. Ditelo a noi, anche questo me l'avete detto proprio qui. L'altro giorno un signore, due in verità, mi hanno fermato, ma avete mai notato quando mettono le luminarie dove inizia? Dicono, in verità, se non sbaglio, da qui iniziano le luminarie. Eh sì, proprio da qui. Ma avete notato dove le agganciano? Dicono, ai balconi, credo qui, dove possono ancorarle, le angolo. No, 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 ci sono due punti, vedete, sono decine di fil di ferro messi, tagliati, tranciati, quindi chi viene, o per qualunque evento, io non so quali siano, nel passato, soprattutto nel passato, vengono qui, tirano questi cavi d'acciaio, legano i pali, poi tagliano e lasciano il troncone lì, vedete? Ognuno che è venuto ha fatto i fatti suoi e se n'è andato. Questo è un malcostume che regna, perché sì, c'è questo modo di fare. Arrivo, faccio la fiera, faccio l'area mercatale, per esempio, il mercoledì, se voi andate, no? I mercatali fanno la loro attività, poi piglio, se ne vanno, lasciano a terra una cosa schifosa, ve l'abbiamo fatto vedere nel passato. Così anche con questi ferri. Se percorrete il corso, trovate ogni tanto sui balconi, all'ancoraggio dei palazzi, trovate questi ferri. Ma sembra una cosa fatta bene questa? Ho fatto i fatti miei, arrivederci e grazie. Taglio e buonanotte. Voi l'avete detto a me, io lo sto dicendo a tutti quanti voi. Quando vedete queste persone che posizionano i pali, io lo farò, fatelo anche voi. Senta, quando va via, non è che taglia e ci lascia il moncone lì, come avete fatto proprio qui a Corso Mazzini, e ci troviamo davanti a 306, 304 e 306 come civico, ma anche qui da quest'altra parte al 396, vedete? Quindi fate il corso a piedi come cammino io, guardate che ogni tanto vedete questi tronconi lasciati così, non va bene, ho fatto i fatti miei, ditelo a noi. Noi ve ne facciamo vedere solo tre, proprio di fronte a Pinto, no? Dove sta Pinto, facciamo un po' di pubblicità. Alzate la testa che sono là, poi di fronte proprio dove stava Pinto, ma se percorrete Corso Umberto I, vi rendete conto che questi pezzetti di ferro, fil di ferro, anche robusti, vengono, mettono i pali, mettono le luminarie, quando devono smontare, tagliano, recidono e lasciano là. Ma sembra una cosa fatta bene questa, scusate. Ma sembra veramente una cosa fatta bene? Quelli vanno smontati, vanno alleggeriti con le pinze, fate come può fare, tagliate, li dovete levare, dovete pulire. Oh, questa è casa nostra, la dovete tenere pulita tutti quanti, pure voi venite fuori a preparare le luminarie per rendere ancora come si faceva nel dopoguerra. Se andate nel nord, se luminarie non esistono più, forse noi fra un secolo ci arriveremo pure qua. Non basta un secolo? Forse ci vorrà qualcosa in più. Ricordate via da fuori quello lezzo che c'era? Guardate cosa ha fatto la seta. Siamo ritornati in via Tafuri, ditelo a noi, via Clemente Tafuri, un grande pittore. Quei quadri del Palazzo Città nel Salone d'Onore sono i suoi, realizzati negli anni 50.
Perché siamo tornati? Perché siamo stati sensibilizzati che quella pulizia che noi lamentavamo dei portici è stata fatta. L'altra notte alle 2:30 gli operai proprio dell'ex Seta, oggi Metelli a Servizi SRL, hanno pulito tutto intorno ai pilieri. Vedete, non c'è più quell'alone della pipì. Noi ovviamente siamo contenti che le nostre segnalazioni vengano poi recepite e quindi si eseguono questi lavori, anche se giustamente alle 2:30 di notte capisco il sacrificio e lo straordinario che paghiamo. Attenzione, il lavoro notturno deve essere pagato, voi come forse non lo sapete, ve lo dico io. Quindi quando portiamo, e come in questo momento questo signore c'ha il cane con sé, quindi c'ha il sacchetto, sarebbe buona cosa, sindaco, abbiamo scoperto che l'ace, spruzzando l'ace sopra la pipì dei cani, questo purtroppo per loro, la pipì scompare, quindi poi spruzzando l'ace e poi buttando dell'acqua potrebbe essere anche una soluzione. Hanno la palettina, portassero con sé anche una bomboletta spray con dell'ace dentro e dell'acqua. Oppure, sindaco, creiamo una volta e per sempre, l'ho visto anche a Spoleto, sul lungomare di Spoleto, prima del porto, ho visto una vasta area dove i signori che tengono i cani, e quelli che sporcano non sono, quelli che li fanno sporcare non sono signori ovviamente, vanno lì e quindi fanno solo, raccolgono la cacca nei sacchettini e mettono, c'è un cestino, li mettono là, poi da sotto viene aperto, l'operatore ecologico raccoglie e lo va a smaltire. Quindi in assenza di questo qualcosa tocca fare, è stata pulita, ci sono costati i soldi, ma quanto è durato questo lavoro? Poco e niente. Non appena sono stato avvisato, io sono venuto, mi è piaciuto, mi sono compiaciuto anche con Mimmo Lambiase e con tutti gli operai della Seta che hanno collaborato, però ecco, vedete il porticato dopo, guardate, cacca di cani, vedete? È durato sì e no poche ore, ma quanto vi vergognerete una volta e per sempre? Ditelo a noi. Appositamente ho detto Seta, gli operai della Seta. Oggi Metelia Servizi SRL, quindi Giovanni Moio lo ringraziamo. Voglio ringraziare quegli operai, quegli operatori dell'ex Seta che alle 2:30 del mattino, non del pomeriggio, alle 2:30 del mattino, nel pulire il borgo porticato con quelle lance che hanno loro e quei prodotti, hanno pulito anche via Tafuri. Ma non hanno fatto in tempo a pulirla, però avete visto dal filmato che qui è passato un signore col cane. Io con l'operatore non ci abbiamo fatto caso, avevo una bustina in mano, ma quando io sono arrivato ho atteso l'operatore che chiudesse la macchina, no? Io sono arrivato un minuto prima sul posto e c'erano solo due cacchine del cane, andando via ne ho trovate sei. Quindi probabilmente, perché era un cane grosso che è passato con quell'individuo, mi spiace che non l'ho visto bene in viso, altrimenti l'avrei ringraziato, quindi tutto il lavoro che ha fatto la Metelia Servizi, ex Seta, chiamatelo come vi pare, sta gente che lavora per noi, che dove vado a sporcare io, quello che non avete capito, quando sporcate ci vuole un altro che deve pulire e noi lo paghiamo quello operaio, quel collaboratore della città. Non è che viene qua gratis e tamori dei. Avete capito come funziona? Non avete capito come funziona? Poveri cani che hanno gente che li accompagna come voi. Siete peggio. Non so, stavo dicendo una parolaccia, è meglio che non la dico. Mi trovo nel santuario, in redazione, quindi è meglio che non la dico. Però vi rendete conto che state arrivando al punto dello schifo? Parola mia. Non ci sono parole. Hanno fatto un lavoraccio, una pulizia incredibile, la signora della Bacolor mi ha fermato, dice che meraviglia, che pulizia. Dico sì, vedete? E potrebbe essere fatto ovunque e dappertutto, ma non dovete tornare a pulire, il cane deve fare la pipì, te lo metti in macchina e te lo porti dove cavolo ti pare, ma non è che deve fare la pipì in città. Oh, sono soldi che buttiamo, e non è bello, non è corretto, che il tuo cane vada a fare la pipì dove l'ha fatto l'altro cane. Per marcare il territorio, no? E che facciamo qua? Cercate di educarvi. Sindaco, la pigli in valuti questo fatto dell'ace, l'ordinanza, deve portare la bomboletta con l'ace. Quando ha fatto la pipì deve spruzzare, ma ci vuole vigilanza. Gli faccia fare tante di quei verbali che si devono prendere pure la casa sta gente. Io amo i cani. Per 28 anni, 14 uno e 14 e mezzo un altro, sempre la palettina. Io vengo da Foggia, lavoravo lì, là già si usava la palettina.
Foggia, sei in linea d'aria, non è che sta nel nord Italia, sta qua, in Puglia. Quando andiamo a San Giovanni Rotondo ci passiamo davanti, ricordate? Io manco Padre Pio, fa bene a voi. E mi fermo qua. Sì, mi fermo qua perché è arrivato proprio a quel bivio di Luigi Ferrari, Pianiello Salsano, regia. Ditelo a noi. Pensavamo di non dover più tornare qui a questo non voluto senso unico. Non voluto senso unico. Via Aniello Salsano, andiamo a Pregiato, via Luigi Ferrara, andiamo al campetto sportivo, quello di Pupaniere, Desiderio, no? Di qui, sempre di Pregiato. Non è stato voluto il senso unico, però intanto le lamentele mi arrivano. E come arrivano? Arrivano a me, arrivano in redazione. Che ecco qui. Questa strettoia purtroppo non consente un facile defluire dei mezzi. Una specie di referendum che non avete voluto, no, perché i no non andarono a votare, andarono solo i sì, no? Spinti non sappiamo da chi. Qualcuno mi dice, da qualcuno anche legato a dei politici del tempo, che per fortuna non ci sono più, per nostra fortuna. E allora si crea questo ingorgo. Quello che poi in effetti, oltre all'ingorgo qui davanti, ma siamo certi, non fate fare un altro referendum, perché quelli che, non, che vogliono il senso unico non andranno mai a votare, che non si vogliono ovviamente non inimicare né esporre, vogliono restare avulsi da questa querelle che c'è fra i sì e fra i no. Però intanto il problema permane, come permane lungo tutta via Luigi Ferrara, che questa non è una strada, detto proprio da agenti della polizia stradale cavesi, che vivono poi la città. Lavorano qui vicino Cava dei Tirreni, no? Però si rendono conto che non è un'arteria questa da potersi percorrere nei due sensi di marcia. Vedete, poi c'è sempre il ragazzo che, benché c'è un'ordinanza che non si può tirare così le marce, eccetera, eccetera, ma qua ognuno fa quello che gli pare, tanto questo non va. Quindi tutta via Luigi Sassano, via Luigi Ferrara, che ha i paletti a destra e a sinistra per evitare la sosta, ma che non viene evitata, comunque si sosta. C'è questo problema appunto di doppio senso di circolazione. Diceva questi signori della polizia stradale cavesi che almeno qui si faccia il senso unico e poi sopra resti il doppio senso. Qui solo questo tratto, dicevano, resti il senso unico fino al campetto di Pregiato, povero me. Io poi quando mi arrabbio perdo il lume della ragione. Ditelo a noi, ma non fate fare un'altra consultazione popolare, non serve a niente. Ribadisco, ditelo a noi, voi lo dite a me, io lo dico a voi. Spero che prima o poi, d'imperio, come si faceva una volta, si schiaffa un bel divieto qua, vedete, di un bel senso unico, all'andata, al ritorno, come va a voi. Abbiamo tanti scienziati a Palazzo di Città e quindi si evita questo ingorgo, si evita questo inquinamento e si evitano anche le liti. Per la quarta volta, ditelo a noi. Proprio mentre facevamo un servizio in corso Umberto I, ci ha fermato un cittadino di Cava, che è un poliziotto della polizia stradale, un poliziotto in gamba, un ragazzo che temporaneamente è stato pure a Cava, ha fatto diversi arresti mentre stava qui, che è un'altra mentalità la polizia stradale, sono più disciplinati, mi permetto di dire, non me ne vorranno quelli del commissariato o la polizia ferroviaria, non me ne vorranno loro. Beh, mi faceva notare questo fatto e dico, caro amico mio, non dico il nome, questa sofferenza io ce l'ho come te, perché quando vado dal mio amico Franco Senatore che abita in fondo a via Luigi Ferrara o dal mio fratello Lucio che abita in via Aniello Salsano, io la vivo, o quando vado a Croce a Messa, io vivo quella sconcezza. Ecco perché ho detto nel servizio, sindaco, non faccia fare un'altra consultazione popolare, non serve a niente, tanto quelli favorevoli al senso unico non andranno mai a esprimere il loro parere, fanno bene. Perché lo deve fare d'imperio l'amministrazione, punto e basta. Non è noi per accontentare il politico di turno. Questa è la verità, è vero? Non facciamo questo e non facciamo quello. O consentiamo questo o consentiamo quello. Non è questa la politica, la polis, il servizio. Non è questo quello che deve essere dato alla città. Rendiamo la città vivibile. Cittadini non la devono sporcare, l'amministrazione la deve far sì che il cittadino si educhi.
con le mazzate e con i sensi unici. Ribadisco, se andate a Foggia, sono tutti sensi unici. Tutti! Tutti! Sensi, non trovate una strada a doppio senso. Io a Luigi Ferrara, è pericolosissimo. Questo, quando arrivavano, frenavano. Perché frenavano? Perché non è una strada a doppia percorrenza, doppio senso. Non si presta a questo. E allora, assessore alle abilità, Enzo Passa, ci conosciamo dal 54 io e te. Hai fare un'ordinanza, punto e basta, metti il senso unico e finisce. E basta, punto. Fino ovviamente alla rotonda, prima del campetto là, no? Di Pupainiello, no? Siamo capiti dove stiamo dicendo. Fin là, quel pezzetto là, senso unico, punto. All'andata, al ritorno, verso nord, verso sud, come ti pare? Fai fare uno studio, penso l'abbiate già fatto, e va bene così, d'accordo? E va bene. Ci angoscia una cosa, questo ci sta angosciando molto. Per fortuna la squadra mobile di Salerno ha arrestato 13 georgiani esperti in furti in appartamento. Sperano che siano, auguriamoci, che siano gli stessi che nottetempo vengono pure a cava. Ascoltiamo queste testimonianze di Antonio, della signora Giovanna, del nostro amico Aldo Trezza. Regia. Ditelo a noi, ormai è notorio, vi è un allarme furti a cava dei Tirreni, questo a noi dispiace moltissimo, una città che, possiamo dirlo, non vorremmo nemmeno pensarlo, purtroppo ha perso la sua tranquillità, la sua serenità. E questo si riflette anche nelle associazioni. Ne parliamo con Antonio Vallone e con Giovanna Lanti. Antonio, tu sei il presidente Genitori Insieme. Ecco, cosa hai registrato? In effetti volevo trasmettere, Livio, a te, alla tua bellissima e seguitissima trasmissione, e la preoccupazione dei nostri soci, ma la cosa che mi ha preoccupato di più, i ragazzi, i giovani. Abbiamo fatto una riunione che normale facciamo nella nostra associazione e i ragazzi dicevano: no, ma io stanotte non dormivo, alle 4 stavo sveglio, sono andato a vedere, la mamma si aveva chiuso la porta, se chi c'era in strada, ma non un solo ragazzo, ma parecchi ragazzi. Questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso. Ho detto: chiamiamo subito Livio e trasmettiamo questa nostra preoccupazione. Sappiamo benissimo che le forze dell'ordine sono poche, purtroppo non ci sono i fondi per mandarne di più a Cava dei Tirreni, però chiediamo a chi di dovere di fare uno sforzo, di mandarci più forze dell'ordine a Cava dei Tirreni, proprio per trasmettere questo senso di sicurezza ai ragazzi, che sono il futuro di questa città. Vogliono stare tranquilli, anche le famiglie vogliono stare tranquille. Anche le mamme, Giovanna? Anche le mamme, infatti come mamma, mia figlia questo mi faceva notare, che lei prima girava tranquillamente, adesso anche lei ha paura la sera ad uscire, sai, si incontrano, escono più tardi, i ragazzi d'oggi vanno a piedi nel centro, eccetera. Prima lo facevano con più tranquillità, adesso è una preoccupazione anche per loro. Ed è stranissima questa cosa, perché di solito i giovani sembrano quelli più indifferenti, quelli che notano di meno queste cose, dicono: vabbè, ma figuriamoci, non può essere vero. Invece no, cioè proprio, sentiamo proprio come associazione questa necessità di un controllo maggiore, di soluzioni a questo problema che comunque mette un po' la città in crisi, soprattutto per la vita notturna. D'altra parte questi ragazzi comunque girano parecchio e insomma si divertono di notte, queste cose qua, però insomma non sono più tranquilli come una volta. Ditelo a noi, ringrazia la testimonia per la testimonianza Antonio Vallone e Giovanna Landi, e mandiamo a sentire chi ha subito un furto in appartamento. Aldo Trezza è stato una delle vittime, con la famiglia, ovviamente con la signora, la figliola, di questo assalto, questo attacco alla famiglia. La famiglia, l'abitazione è un luogo sacro, quindi cosa, ecco, uno si sente violentato, Aldo, quando nottetempo o al mattino di buon'ora viene svegliata la polizia per dire: guardi, lei è stato visitato dai ladri, che lei, Trezza, non se n'è neanche accorto? No, non me ne sono accorto, è la differenza dai ladri che vengono quando non ci sta in casa, quando sta in casa è abissale. Io ho subito sia l'uno che l'altro, ma posso dire proprio con tranquillità, questo è un qualche cosa che là forse non ti rendi conto. Ma poi in questi giorni ti rendi conto che a casa non c'è più tranquillità. La sera prima di andare a dormire mi sembra che tutte le precauzioni che prendo sono insufficienti. Siamo arrivati un po' ai metodi della nonna. Mettiamo dietro la porta le bottiglie, portombrelli, in modo che se si apre si sente rumore.
L'appello è questo, lo faccio al prefetto direttamente, mandare più forze dell'ordine a Cavite di Reni e un coordinamento tra di loro, perché è l'unica cosa che ci possiamo stare tranquilli. Poca volante in giro significa poca sicurezza. Cava è molto larga di territorio, teniamo la frazione di Croce che per arrivare ci vuole mezz'ora, quindi se la pattuglia sta a Croce nel frattempo i ladri possono tranquillamente rubare al centro della città. Bisogna trovare questi delinquenti, bisogna assicurarla alla giustizia e la legge deve essere più severa, perché poi succedono omicidi, perché può succedere in casa, tu nella paura. Io tengo mia figlia che è signorina, mia moglie ugualmente che è giovane, sono due donne in casa, solo io, quindi mi sento anche responsabile della mia famiglia. Di conseguenza, se io vedo un uomo in casa, due uomini in casa, in piena notte, se tengo un martello, io una martellata ce la do, è certo che faccio un reato che è più grosso dell'offesa, ma in quel momento come facciamo a valutare se il ladro non lo fa prima di me? E quindi a questo punto la legge, le forze dell'ordine ci debbono dare questa sicurezza, noi siamo dei cittadini italiani, paghiamo le tasse, paghiamo tutto, rispettiamo le leggi e vogliamo che altrettanto lo rispettino nei nostri confronti. L'allarme sicurezza è alto, ditelo a noi. Si palpa, guardate, aleggia intorno a noi questa carenza di sicurezza. Lo vedete? Noi, non, come scendiamo in piazza, veniamo fermati e tutti ci riferiscono sul fatto della carenza di sicurezza. Le forze di polizia fanno quello che possono. Ovviamente voi sapete, auspichiamo che sia così, che avvenga. Nel 2014 avremo un'unica forza di polizia, quindi carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, polizia penitenziaria, corpo forestale dello Stato, auspichiamo pure le polizie locali, ma quelle no, locale, provinciale, regionale, ma quelle purtroppo no, diventi unica polizia, così recuperiamo molto personale. Avete visto sia Antonio, signora Giovanna, lo stesso Aldo Trezza, chiedono sicurezza, effettivamente, io sento tanti amici, io adesso mi chiudo dentro, mettiamo le bottiglie, non solo Aldo Tre, ma tanti. Dietro le finestre mettiamo le bottiglie, di vedo se aprono, mettiamo dei campanelli. Non è possibile. Si sta implementando la vendita di questi apparati di videosorveglianza, che non servono. Non mettete le videocamere se non l'allarme, la sirena con lampeggiante. Quindi i perimetrali in casa deve essere messo. Non serve la telecamera interna, a raggi infrarossi, sì, ti pulisci il naso a raggi infrarossi, serve a niente, serve solamente di giorno, ma come vedete la televisione ci insegna, arrivano incappucciati, bendati, come cavolo vogliono loro, ci vuole un allarme perimetrale, se si apre la finestra scatta l'allarme e quella luce rossa, gialla, come piace a voi, che gira o non gira, o lampeggia, deve essere posta in una posizione che non deve essere rotta, con la fionda, con qualsiasi cosa, quindi anche una custodia intorno, ci dobbiamo difendere da soli. E spero che non succeda come in America o come in altre nazioni, che sia arrivato veramente all'inverosimile. Occorre sicurezza. Cavite di Reni è una città tranquilla, serena, ecco perché vengono. Forse perché è troppo tranquilla, troppo serena, troppo per bene ancora rispetto a città vicinorie, soprattutto quelle che risiedono, insistono nel nord della nostra città. Ma anche a Salerno, avete visto? 13 georgiani. Li abbiamo impiccati domani mattina? No! No! Quelli non si toccano, per l'amor di Dio, ma che stai dicendo? Ha detto impiccare, ma tu sei matto? Che gli vogliamo fare? Mettiamo dentro in albergo, a Forni, 4 stelle, 300 euro al giorno costa uno di questi. Campi di lavoro, campi di lavoro. Il danno che hai fatto lo devi pagare. Ti devi pentire, amico mio, ti devi pentire di quello che hai fatto. Prima dell'89 i pregiudicati temevano l'arresto, non la reclusione. Quando erano arrestati avevano Ulisse e Bus. Chiede la mia nazione, regione, capito bene cosa voglio dire. Qui si guardavano bene di ripetere il reato, perché poi in galera. Invece adesso... gli ami domiciliari, obbligo della firma, che mi ha fatto? Che abbiamo fatto? Non abbiamo fatto niente. Cambi di lavoro, cambi da stecare le montagne, a pulire le spiagge, cambi di lavoro!
vitto regolare e poi la sera in galera, ma prima campo di lavoro. E finisce così. Nei campi di lavoro ci siamo trovati invece un itinerario che è un campo di concentramento, no, non è un campo di concentramento, è proprio una strada impercorribile. Guardate via Pellegrino, regia. Ditelo a noi. Mi ha detto Gianni, siete qua in via Pellegrino, vedete il mio percorso di guerra? Dico, ma qual è questo percorso di guerra, scusa Gianni? E dice no, dal civico proprio 47 di via Pellegrino, qua noi siamo, ci troviamo davanti al distretto sanitario, qui medicina legale per gli invalidi civili, no? Proprio dal civico 47, eccolo qua, vedete? In poi è un percorso di guerra, sono esattamente 200 metri. Certo, andrebbe rimosso tutto, Matteo Monetta, andrebbe chiusa questa strada, di notte si fa rimuovere questa malta, questo il bitume, di notte si fa rimuovere, la notte dopo si fa riposare, no? Si riposa e un giorno di pazienza, no? Sempre di notte. Si chiede un po' di pazienza, un po' di collaborazione ai cittadini, perché effettivamente noi che la percorriamo, avendo la nostra redazione qui vicino, la percorriamo quasi tutti i giorni, anche taluni operatori risiedono poi ai Pianesi. Non siamo venuti perché fa piacere a noi, perché siamo stati chiamati. Grazie Gianni per l'email che ci hai fatto. Quindi non facciamo le cose per utile uso e consumo nostro, come si può dire. L'abbiamo fatto appunto perché è impercorribile questa strada. Lo sapevamo anche noi, non l'abbiamo fatta appositamente prima perché qualcuno poteva dire l'hanno fatta perché lì abita Tizio, Caio, Sempronio. No, l'abbiamo fatta perché i cittadini ci hanno chiamato. Ecco, infatti la signora si è fermata perché ovviamente per passare c'è solamente un tratto buono per poter attraversare questa via Pellegrino che oggi è un percorso di guerra, speriamo che diventi una strada cittadina. Ditelo a noi. Scusate, se non è un percorso di guerra quello, qual è? Chi ha fatto il militare se lo ricorderà, no? Quando si saltava da un fosso all'altro, no? Questo per ovviare i campi minati, per esempio, no? Quando si avanzava verso il nemico, ovviamente uno vedeva e doveva saltare da un lato all'altro per ovviare le mine, no? Quella è via Pellegrino, sono 200 metri, 200 metri esatti esatti, l'ho detto nel servizio, un po' di pazienza, eh? La notte si fa una bella sradicata, là si toglie tutta quella malta e l'altra notte si posa, buonanotte, si fanno pure i strisce bianche se gli volete fare là, ma non serve, avete fatto una buona cosa, 200 metri, si deve fare, guardate, lì veramente è pericoloso, la gente cade quando va all'ASL, là stanno gli invalidi civili, quelli entrano sani e escono rotti da là dentro, quindi mi raccomando, Matteo. Non so se dipende da te, la manutenzione, credo sicuramente da te. Ti sei assunto un onere, secondo me, che manco la notte ti fanno stare tranquilli. Come non stanno tranquilli coloro i quali, se piove, regia. Ditelo a noi, raschiare, raspare, dite come vi pare. Questo pezzetto di strada, via 24 maggio, inizia qui, questa è piazza San Francesco, alle spalle alla mia destra dell'operatore. Ecco, ci rendiamo conto, abbiamo visto, constatato noi personalmente, che quando piove soprattutto, forse sarà anche per l'eccellente asfalto a suo tempo messo, perché l'asfalto non si è mosso, carità, è ottimo, è eccellente, però si slitta. E quindi proprio l'altro giorno un furgoncino tipo questo, era di colore azzurro, non riusciva a salire. Sebbene questo, voi sapete, ha la trazione posteriore, se non vado errato. Non riusciva, slittava. Quindi soprattutto le auto, abbiamo poi notato, soprattutto le auto con trazione anteriore, non riescono a salire. Quindi andrebbe raspata, raschiata, c'è un altro termine, poi se me lo ricordo ve lo dico. Si deve fare questo lavoro, guardate, è un pezzetto qui, basterebbe anche la metà, arrivare, uno arriva con un minimo di velocità, appena appena, sappiamo che in città a più di 50 gradi non si può andare, però anche una parte andrebbe raspata in modo da consentire appunto la sicurezza alla circolazione. È una cosa che deve essere fatta, Matteo Monetta, forse anche l'assessore della viabilità, Enzo Passa, non lo so chi sono le competenze, valutate voi, ditelo a noi. L'abbiamo rilevato proprio noi, questi giorni che ha piovuto,
ci siamo resi conto che un furgone, che l'ho detto nel servizio, slittava, non riusciva a salire e tornava indietro, ovviamente, ed è pericoloso, quindi si spostava dall'altra parte della carreggiata. Quindi non è, se alla trazione posteriore nel salire, ancora, ma ora si è reso così liscio quel pavimento, ed è forte, fatto bene come qualità di marto d'asfalto, è fatto bene, una bella qualità, però ha perso lo strato rugoso e che consente appunto un'autovettura che se piove può salire in sicurezza. Quindi questo deve essere raspato. Si piglia sta macchinuccia, se passa, l'abbiamo detto, non è che ci vuole tantissimo a fare questo, anche come onere, e la rendiamo sicura, in modo che uno lascia via 24 maggio e entra in sicurezza in piazza San Francesco. Anche questa volta, amici a casa, abbiamo visto tante belle cose. Ancora non avete capito, sì, ho detto bene, non avete capito, no, non mi sono spiegato, che fuori dalla porta di casa vostra è casa di tutti. E dovete essere educati e comportarvi bene come lo fate nella vostra abitazione. Tutto quello che buttate a terra ci vuole un altro pagato che la deve raccogliere. Rispettate il calendario, se l'avete perso, smarrito, ditelo come vi pare, ritornate in via Tafuri all'ex Seta, d'accordo? Vi fate dare un altro calendarietto e così rispettatelo. Guardate, stiamo arrivando veramente a non essere più una città dove si può trascorrere una giornata in letizia, nel decoro, nella pulizia. Mi ricordo che era tutto un profumo questa mia città, ma l'ho detto all'inizio, Cavaiolo non ce ne stanno più, sono arrivati una massa di cavesi che non sanno manco perché i miei avi, i vostri avi hanno realizzato il borgo porticato, non sanno manco perché c'è la cattedrale, che ne sanno loro, non sanno niente, vengono, mangiano, sporcano e fanno i comodi loro. E io mi arrabbio, ok? Però mi sono messo a lutto l'altro giorno, non lo faccio più. Signori, vi lascio, alla prossima, siate attenti, siate meno egoisti. In via Luigi Ferrari, via Nino Sassano ci vuole il senso unico, è essenziale il senso unico, come è essenziale che siate gente pulita, vogliatevi bene, come fate la barba, così dovete fare la barba anche delle altre cose, dovete essere puliti anche fuori, non solo nell'aspetto fisico. Alla prossima conditelo a noi e se potete fate più email, fermatemi di meno, che mi fate incazzare. Alla prossima.